La nuova maschera è un prodotto dermopurificante nato per allontanare le impurezze dalla pelle. Questa azione viene svolta grazie al caolino, che è un silicato di alluminio di origine minerale che ha notevoli proprietà assorbenti e quindi è in grado di assorbire le eccessive secrezioni sebacee dalla pelle. Inoltre è coadiuvato in questa funzione anche dalla presenza del silicio che si trova nell'equiseto e dalle saponine dell'equiseto che svolgono un'azione seboregolatrice, a cui si aggiunge l'azione seboregolatrice dei componenti ad attività fitoestrogenica del luppolo. Queste valutazioni sono state fatte nel nostro laboratorio dove abbiamo evidenziato che l'applicazione della nuova maschera porta ad una riduzione di sebo dell'85%. Le proprietà del luppolo non si esauriscono all'azione seboregolatrice, in quanto alcuni dei suoi componenti, il xantumolo e il luppolone in maggior quantità, svolgono un'azione antimicrobica. Il luppolo, infatti, è in grado di contrastare la crescita del Propionibacterium acne, dello Staphylococcus aureus e dello Staphylococcus epidermidis, che sono gli agenti eziologici della formazione dell'acne. Inoltre, alcuni principi attivi hanno notevoli proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie e quindi il luppolo risulta indicato per quelle pelli che tendenzialmente sono portate alla formazione di acne o di brufoli. Inoltre, al luppolo sono state anche riconosciute proprietà anticollagenasi, cioè i principi attivi del luppolo sono in grado di contrastare l'azione di quegli enzimi che portano alla degradazione del collagene. In questa azione il luppolo è supportato anche dalla piantagine e dall'aloe, che insieme stimolano i fibroblasti a produrre collageni. Inoltre è presente anche la centella asiatica che ha delle saponine triterpeniche capaci di svolgere attività antialuronidasica e quindi di impedire la degradazione dell'acido ialuronico. Intervenendo quindi, potenziando la sintesi del collagene e diminuendo la degradazione dell'acido ialuronico, l'applicazione della nuova maschera si riflette su una maggiore sensazione di tono della pelle e anche su una prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, in quanto il collagene è la proteina, che dona l'elasticità alla pelle e l'acido ialuronico invece è il componente di sostegno del tessuto connettivo della pelle. Nella nuova maschera sono presenti anche dei componenti che svolgono un'importante azione cicatrizzante. Tra questi abbiamo l'olio essenziale di lavanda, abbiamo la centella asiatica e l'insieme di piantagine e aloe. La funzione cicatrizzante riparatrice della pelle è estremamente importante se pensiamo che la nuova maschera viene applicata come impacco e può essere utilizzata anche da persone che magari hanno sul viso piccole imperfezioni dovute appunto ad acne o a brufoli. L'applicazione della nuova maschera restituisce alla pelle anche sostanze ad azione trofica, in particolare il fucus che è titolato in iodio organico, e anche il fieno greco. Il fieno greco è una pianta che forse è tra le prime ad essere stata utilizzata nella medicina tradizionale proprio per la ricchezza della sua composizione. Contiene infatti fitoestrogeni, contiene flavonoidi, contiene amminoacidi e quindi riesce a svolgere un'azione molto completa. Gli studi scientifici hanno dimostrato che i principi attivi di questa pianta possono essere indicati anche per contrastare la caduta dei capelli. Per questo motivo, la nuova maschera può essere applicata anche sul cuoio capelluto per esercitare una pulizia profonda del cuoio capelluto e una riossigenazione del bulbo pilifero. La nuova maschera è indicata per tutti i tipi di pelle perché al suo interno contiene anche sostanze che svolgono un'azione calmante e lenitiva. Tra queste abbiamo l'olio essenziale di lavanda, abbiamo il bisabololo di origine naturale e abbiamo l'aloe che svolge proprietà riparatrici, proprietà antinfiammatorie e anche proprietà idratanti, grazie alla presenza dei suoi componenti di struttura polisaccaridica. Anche l'estratto di magnolia e le saponine dell'edera apportano proprietà antinfiammatorie. Quindi possiamo dire che la nuova maschera è adatta per tutti i tipi di pelle, soprattutto per le pelli che presentano eccessive produzioni di sebo o brufoli, ma anche per le pelli delicate in quanto il prodotto contiene componenti lenitivi e in quanto l'azione dermopurificante della nuova maschera è profonda, ma nel rispetto della fisiologia cutanea.